È bene che sappiate che la storia ha dei contenuti che potrebbero infastidire i lettori con una certa sensibilità. Se siete di stomaco debole, allora non vi consiglio di proseguire, e se le tematiche forti non fanno per voi, allora chiudete tutto e non lasciate che la dottoressa Eva Grimbel vi faccia di sua proprietà. Experiment 6735 di Ukis, capitolo 10. L'esperimento 6735 si aggirava per i corridoi dell'istituto senza una meta ben precisa. La verità era che uno scopo o un'attività stimolante non c'era, e per via di ciò ogni singola azione cadeva nella monotonia. Harry da più di un anno si trovava a fare le stesse cose. Poche volte aveva passato del tempo con i suoi compagni di terapia senza provare l'estrema necessità di far loro del male. Questo quando era sotto gli effetti di quelle sostanze così nocive e potenti da fargli dimenticare per ore o giorni che lui era una persona. Quella mattina fu diverso però. Quando entrò nella sala ricreativa, i colori sgargianti delle pareti sembravano spariti nell'immensità di luce abbagliante che ora penetrava dalle finestre. Al centro di essa, tutti gli oggetti di svago erano spariti e a cerchio vi erano stati posti i pazienti. I loro visi, però, erano quasi trasparenti agli occhi di Harry, che senza fare troppe domande si era seduto in uno dei posti liberi. Col tempo il ragazzo aveva imparato che le domande in quel postaccio erano più che inutili e che il fiato andava risparmiato per occasioni migliori. Riconobbe subito la dottoressa Grimbel, che seduta esattamente davanti a lui gli lanciò un'occhiata tutt'altro che amichevole, e Harry la ricambiò riservandole tutto il suo odio e disprezzo. Bene. Ora che 6735 ha deciso di unirsi a noi, possiamo iniziare, disse la donna, sfoggiando un sorriso per poi iniziare a chiamare i pazienti, porgendo loro domande quali: come ti senti? Hai capito di aver sbagliato? La riabilitazione ti sta aiutando? Ed Harry non riusciva a capacitarsi della falsità con cui tutti rispondevano a quelle domande ripetitive e monotone. Lui, certo, avrebbe detto quello che pensava. E ancora una volta si sarebbe ritrovato nella cella dei sotterranei ad aspettare che Josh e Fred lo venissero a prendere per la punizione che meritava. Ma ormai era talmente abituato al pensiero di avere tanti aghi avvelenati a bucargli la pelle che la paura sembrava sparita. Il punto forse era che l'esperimento 6735 non aveva paura in sé degli esperimenti e delle sostanze che le iniettavano. Bensì, ciò che lo terrorizzava a morte erano gli effetti che quei veleni avevano su di lui. Ragion per cui, quando si trovò davanti a quella stupida ragazzina dai capelli scuri, dopo un codice 34 a girovagare per l'istituto, aveva perso il controllo. L'aveva attaccata spudoratamente e in piena coscienza. Ricordava ancora l'espressione terrorizzata di quella che ai suoi occhi sembrava una dolce e innocente bambina, e lui l'aveva messa alle strette. Come aveva fatto lei a svegliarsi immune agli effetti e per di più a camminare senza alcun problema? Harry da quel giorno non si era dato pace a quella domanda. Le sue notti costantemente insonni erano diventate ore di riflessioni e di ragionamenti, tutti con lo scopo di arrivare ad un come. Come aveva fatto Lux? Poi, quando la domanda fu posta ad un ragazzo mingherlino dai capelli biondi, Harry si rigidì. Non sto bene, disse in tutta sincerità, causando bisbigli e sospiri mozzati ai suoi compagni. A quella risposta così inaspettata, Eva si protese verso il ragazzo guardandolo con i suoi occhi scuri e tetri. Oh, 9752, chiamò il ragazzo con il nome che gli era stato affidato da quando aveva messo piede lì dentro. Poi poggiò la sua agenda sulle cosce coperte per bene dal camice bianco. Dimmi, la tua cura non sta avendo effetto? Cedric, era quello il nome del ragazzo, strabuzzò gli occhi facendosi sfuggire una smorfia. Cura? Questa non è una cura. Sono stanco di essere trattato come una cavia. La sua voce flebile fece quasi intenerire la dottoressa, che sorrise appena. Quante volte ve lo devo dire, ragazzi? Sospirò allora Eva. Voi non siete solo qui per la vostra guarigione. Siete patrimonio mondiale. Non c'è ragazzo più importante di voi. Ogni cosa che facciamo qui dentro è per voi, disse con finto fare materno. Ma in realtà lo sapevano tutti, perché
Sapevano tutti quanto fosse crudele Eva Greenberg e che le sue non erano altro che menzogne, o almeno in parte. Di guarigione non se ne parlava affatto. Giorno dopo giorno si ritrovavano a stare sempre più male. Ed Harry sapeva per certo che di lì a poco sarebbe morto qualcuno. Fece scorrere lo sguardo tra i suoi compagni ed erano dimezzati rispetto al loro numero. I continui esperimenti svolti nell'ultima settimana avevano causato numerosi danni a livello psicologico dei ragazzi che si trovavano lì e avevano paura, ed era persino palpabile. Harry sembrò annegare nella sua testa rabbia quando si rese conto che la stessa ragione per cui gli esperimenti erano iniziati di nuovo e con dosi maggiori non era lì. Luxia non c'era e il ragazzo avrebbe voluto dirgliene di tutti i colori, ma a cosa sarebbe servito? Si era arreso al fatto di dover parlare solo quando era necessario e di arrabbiarsi solamente quando era sotto gli effetti di quelle sostanze, perché in fin dei conti sapeva che sarebbe morto lì dentro, in un modo o nell'altro. Adesso seguimi 9752, vediamo di cambiare la tua cura, disse la donna, e allora senza il consenso del ragazzo o la sua stessa volontà, un infermiere lo prese per il braccio strattonandolo fuori dalla sala, lasciando che le urla di Cedric si spargessero per l'istituto e che i suoi compagni le sentissero, quasi fosse un avvertimento. Ribellatevi e ne subirete le conseguenze. Uscirono tutti dalla sala ricreativa alla ricerca di un posto tranquillo in cui rifugiarsi. Era straziante per ognuno di loro, né chi meno o chi più. Harry però cercava di non preoccuparsi per gli altri, se non per se stesso. Aveva intuito che la scelta migliore era quella di badare alla propria persona senza ostacoli e impedirne la riuscita. Un odore dolce, forse di cioccolato, gli invase le narici e sorrise a quel dolce profumo. Non aveva fame, eppure quel semplice aroma lo aveva in qualche modo tirato su di morale, ricordandogli qualcosa. Qualcosa che però... Un ricordo che sembrava voler impossessarsi della sua mente. Ed era certo che si sarebbe ricordato se qualcuno non gli avesse toccato la spalla. Si girò di scatto facendo qualche passo indietro. La dottoressa Greenberg era davanti a lui che lo guardava con occhi pieni di rimpianto, il che fece aggrottare la fronte al ragazzo. Poi scosse piano la testa. «Stai passando del tempo con 8.326, vedo», iniziò il discorso. Harry mise le mani nelle tasche della tuta. «Io non passo tempo con nessuno», disse a tono. Eva sistemò gli occhiali sul naso. «Questa tua scelta di fare il lupo solitario non mi interessa minimamente, ma mi fa piacere che tu abbia iniziato a socializzare con 8.326». Strinse la sua amata agenda al petto. Harry la guardò confuso, per poi puntare gli occhi sull'agenda, chiedendosi cosa essa potesse contenere, e riprese a guardarla. «E perché dovrebbe esserne felice?» La dottoressa si fece sfuggire un ghigno e fece scoccare la lingua col palato, causando un rumore fastidioso. «Vorrei che tu mi aiutassi, farmi da portavoce, ecco», ammise. «Riferirmi i segreti di 8.326, così da capire come faccia a non subire gli effetti delle sostanze». «So che tutti voi sapete», borbottò, e ancora non voleva credere che quella ragazzina così insulsa fosse fuori dalla sua portata e che lei non potesse farle nulla. Per una volta nel suo percorso scientifico destinato alla scoperta di una nuova razza si sentiva impotente e per un momento pensò quasi che fosse tutto inutile. Poi però arrivò ad una risposta più grande. Luxia non era altro che l'inizio di una grande scoperta. Harry però non si sognava nemmeno di lavorare di fianco alla Greenberg o quantomeno darle una mano ai suoi scopi crudeli e loschi. Non si era di certo dimenticato il male che gli aveva procurato. «E perché io dovrei aiutarla?» chiese allora stringendosi le spalle. «Possiamo dire che le tue cure potrebbero diminuire. In fondo una collaborazione potrebbe essere un segno di ottima guarigione», sorrise la donna, causando la nausea al ragazzo. Ma quella opportunità sembrava essere ad un passo dalla sua uscita in quel postaccio e Harry voleva prenderla al volo. La sua voce era persuadente e calda, così tanto che poteva risultare affascinante e bella sotto quella luce ammaliante e peccatrice. «Voglio pensarci», disse infine Harry. La dottoressa roteò gli occhi al soffitto per poi sbuffare rumorosamente in segno di disapprovazione. «Hai tempo fino a domani mattina.
e poi gli voltò le spalle andando verso il suo ufficio con i tacchi a picchiettare sul pavimento e a combaciare il suono con la melodia del corridoio. Harry rimase per qualche secondo immobile a ripensare a ciò che gli era stato offerto. Sapeva che dando il suo consenso a quella cosa era come fare un patto col diavolo, e se non avesse acconsentito avrebbe perso la vita in quel laboratorio che per mesi e mesi tormentava i suoi sogni, togliendogli la pace e anche il sonno. Avrebbe voluto tanto ricordare quello che era stato in passato, così da poter dire a se stesso che lui, in quel mondo, non c'era nato, ma diventato per via delle circostanze. Eppure, nemmeno quello c'era stato concesso. Camminò a passo lento verso la sua camera e mentre la porta si faceva sempre più vicina, lui si sentiva sempre più rilassato all'idea di poter passare del tempo da solo e in piena tranquillità. L'unica cosa di cui aveva veramente bisogno. Quando entrò nella camera, però, dalla sua bocca uscì un pesante sospiro nel vedere Lux seduta sul suo letto. «Tu sei proprio cocciuta», la rimproverò chiudendo accuratamente la porta, per poi andare verso l'armadio appoggiandocisi, in modo da essere esattamente di fronte a lei. La ragazza indossava una tuta rosa chiaro, che la faceva sembrare ancora più innocente in quel postaccio. «Cosa vuoi ancora?» le chiese. Tra la dottoressa e lei non sapeva davvero chi fosse quella a dargli più sui nervi. «Ho bisogno di te, Harry», disse. E alla pronuncia di quel nome, che la ragazzina si ostinava ad affibbiargli da quando era arrivata, per poco non sussultò. Quel nome lo faceva sentire bene, nonostante non voleva ammetterlo a se stesso, e quando si sentì chiamare in quel modo, si rilassò all'istante. «Me ne voglio andare di qui. Non ce la posso fare», disse a bassa voce. Gli occhi di lei erano colmi di lacrime e Lux si stava davvero trattenendo per non perdere la sua rigidità e compostezza. «Aiutami a sopravvivere qui dentro». Harry allora staccò le spalle dall'armadio e si avvicinò un po' a lei. «Ti aiuterò, ma ad una condizione. Parlami di me, di quello che ero prima. Prima di diventare il mostro che sono. Raccontami di com'ero quando andavo a scuola e di quando mai e poi mai mi sarei immaginato di ritrovarmi qui dentro. Raccontami di quando ho provato amore e di quando ho amato». La voce del ragazzo era, quando spezzata, incline ad accettare entrambe le offerte che le due le avevano offerto. «E allora ti aiuterò». Lux fece per prendere parola, ma la sua voce fu oscurata da quella di un urlo femminile acuto, seguito da un pianto isterico. Le urla provenienti dal cortile scaturirono panico all'interno della Redwood. I due ragazzi si affacciarono di colpo alla finestra, senza preoccuparsi del fatto di essere talmente vicini da sfiorarsi il braccio a vicenda. Harry la guardò, alcune ciocche dei capelli le svolazzavano davanti il viso, ricci e belli, e Lux non aveva proprio voglia di occuparsene. Del resto, aveva perso l'interesse di risultare carina fin da quando era arrivata lì. Lux socchiuse le labbra, mentre le lacrime che aveva tanto trattenuto ora giacevano a mare sulle sue guance. Harry, che solo allora si voltò verso lo spettacolo esterno, piantò gli occhi su Azzurra, che tra lacrime e urla stava a fianco ad un corpo di un ragazzino, magro e fragile, dalla pelle lattea e i capelli biondi, Cedric, il quale aveva appena perso i suoi ultimi respiri, e la sua anima aveva lasciato definitivamente il mondo che gli aveva causato solo sofferenze. «Ci sto», sussurrò appena Luxia.